Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati qua su Gaming Galaxy. Piove un sacco, ma video corto, giuro, vi faccio vedere come funziona pescare, perché me l'hanno chiesto in un bel po'. Per pescare, ovviamente, dovrete avere bisogno della canna da pesca, che andate a trovare negli oggetti. Come potete vedere, qua sotto c'è la canna da pesca. La potete estrarre solo e esclusivamente quando siete vicino a un fiume, quindi fiumiciattolo, cercatelo, di solito meglio i fiumi grandi, cercate e infilate la canna da pesca. Ma prima di, dopo aver comprato la canna da pesca, dovete comprare ovviamente i vermiciattoli. Vermiciattoli che voi trovate qua, caccia e pesca, seconda pagina, questi sono i vermi. Vermi vivi, costano 50 centesimi l'uno, quindi niente di che. Con questi praticamente pescate quanto volete. Una volta arrivati al livello 24 potete prendere i grilli vivi, che sono ottimi per pescare pesci di fiume di dimensioni medie. Considerate che in base al pesce che voi prendete aumentate la vostra vita, il vostro livello vitale. Dovete arrivare al livello 10 e ci vuole veramente, 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 veramente un sacco. Comunque, una volta che voi avete preso i pesci, li potete recuperare dall'accampamento, quindi andare qua alla cassa blu, ritirare la posta. Come vedete, vabbè, ci sono le cartucce che io ho comprato e i vermi vivi. Una volta che siete qua, andate al fiume. Adesso ci spostiamo al fiume. Bene, eccoci tornati al fiume. Allora, fiume, ovviamente si prende la canna da pesca. Ci si avvicina al fiume. Tab, si mette l'esca, il bel verme. Lui imposta il verme. Come vedete, nel fiume iniziano già ad esserci delle bolle. Ma per vedere se per caso ci sono dei bei pesci grossi, voi andate in Dead Eye, come vedete vi fa vedere i pesci grossi. Io ne ho uno qua davanti e uno di là. Quindi adesso noi la tiriamo qui davanti. L'amo, ok. Un metodo semplice e facile in realtà per pescare è puntare, quindi tasto destro del mouse, tasto sinistro del mouse tenere e lanciare. Una volta lanciato, lui automaticamente recupererà il coso. Guardate, recupera, 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 recupera. Appena probabilmente andrà in tensione la canna, io prenderò un pesce, speriamo bene, perché se no, che figura di merda. Eccolo qua, il pesce si prende. Op. Quando si muove così, non recuperate il mulinello. Quando è così, invece, recuperatelo. Vedete che va piano, basta premere R e lui recupererà più in fretta. Appena si mette ad agitarsi, voi smettete di recuperare il mulinello. Appena riprende, lo recuperate. Lasciate. Recuperate. Questo probabilmente è un salmone perché è rosso. È bello grosso. Porca. Sì. Guarda come tira. Lasciate. Dovete inseguire ovviamente il pesce. Lasciatelo sfogare. E eccolo qua. Pesce preso. Un bel salmone. Da. Teniamolo ovviamente. Vedete che vi dà più 20 di vita, da 1,9 kg. Voi rimettete l'amo e ricominciate. Questa è la cosa più semplice del mondo. Per aumentare o diminuire il recupero del mulinello, basta che quando voi state recuperando il mulinello, premete o R o F. Con R aumentate il recupero del mulinello, con F lo rallentate. Questa è la pesca, è una cosa molto semplice, vi serve per aumentare il vostro livello vitale. Considerate che i primi livelli li farete molto velocemente, mentre gli ultimi livelli, sfortunatamente, no, dovrete prendere pesci di queste dimensioni, quindi dei salmoni, ma non è così facile. Quindi se riuscite ad arrivare al 24esimo livello vostro molto velocemente, potrete prendere i grilli e quindi prendere pesci molto più grossi che sinceramente vi aiutano a fare le cose molto più in fretta. Comunque questa era la pesca. Noi ci vediamo con il prossimo video invece che è di caccia, che uscirà domani. Questo invece è un video piccolo, corto. Ve l'ho postato subito visto che ho avuto parecchie richieste. Spero di esservi stato utile. Noi ci sentiamo e ci vediamo col prossimo video. Ciao a tutti!